andavo tutti i giorni a trovare in ospedale una mia amica. Nulla di grave. Nella stessa stanza, insieme a lei, c'era un'altra paziente. Il suo letto era vicino alla finestra. In questo caso, ahimè, invece la donna stava male, anche piuttosto seriamente. Comunque, a furia di andare a trovare appunto la mia amica, feci amicizia anche con questa signora. Cominciammo a chiacchierare e notavo che insistentemente guardava sempre fuori dalla finestra. Alla fine, presa un po' dalla curiosità, le chiesi il motivo. Era autunno e c'era un grande albero nel giardino dell'ospedale. Era diventato giallo e le sue foglie cominciavano a cadere. Mi confidò che era assolutamente convinta che lei sarebbe morta quando l'albero avesse perso tutte le sue foglie. Cercai di convincerla che era una sciocchezza, ma lei insisteva, ne era assolutamente certa. Quindi alla fine, quando entravo in quella stanza ogni giorno, la prima cosa che facevo era guardare fuori dalla finestra e quante foglie fossero rimasti all'albero. Non ne parlammo più, ma ogni tanto la scoprivo a scrutare quell'albero. Ho sempre pensato che in realtà contasse le foglie che erano rimaste. Comunque, arrivò il giorno in cui all'albero era rimasta solo un'unica foglia. Mi avvicinai al suo letto e vedevo che lei osservava quell'unica foglia. Era una giornata di novembre, rigida ma limpida, e non c'era un alito di vento. Parlammo un po' e mentre parlavamo una pioggia leggera cominciò ad avvertirsi. Lei continuava a guardare la foglia e alla fine anche io non riuscivo a staccare lo sguardo dall'albero. Cominciò ad alzarsi anche un po' di vento e la cosa sinceramente mi inquietò. Parlammo dell'unica foglia rimasta sull'albero, né del maltempo che si stava preparando, ma lei era sofferente, sempre più preoccupata. E a quel punto anche io ormai, anche se non credevo assolutamente alla storia che mi aveva confidato. Quando la salutai, cercai di rassicurarla dicendo, sorridente e positiva, ci vediamo domani. Intanto il vento era diventato sempre più forte. Lei mi guardò molto seria e mi rispose, questa è l'ultima volta che ci vediamo. Tornai a casa e la notte purtroppo ci fu una violenta tempesta. Il vento era fortissimo, la pioggia incessante. Il giorno successivo la prima cosa che feci fu di recarmi in ospedale. Non era ancora orario di visita, ma io aspettai fuori, speranzosa e fiduciosa. Alla fine, quando percorsi quel lungo corridoio che mi sembrava in quel momento interminabile, scivolai nella stanza, trattenendo il fiato, e la mia amica era ancora lì.
Si girò verso di me e mi indicò la finestra e mi disse: guarda. Mi avvicinai alla finestra e quella foglia era ancora aggrappata all'albero. Aveva superato il vento, la tempesta, la pioggia incessante. Lei mi guardò ancora e poi aggiunse: lo vedi? Ha resistito. Quella foglia, quell'unica foglia secca e morente ancora lì, ce l'ha fatta. E forse posso farcela anch'io. Quel giorno ridemmo di gusto, eravamo serie e spensierate. Mi sembrava come se brillasse finalmente di una luce diversa. Ebbene, dopo alcuni giorni, tra l'incredulità generale, soprattutto dei medici, riuscì a guarire da quella malattia che sembrava non lasciare nessuna speranza. Anche lei, come quella piccola foglia, aveva tenuto duro e si era tenuta anche lei aggrappata a quell'albero. Questo mi ha fatto capire non solo quanto è importante non smettere mai di sperare. Certo sì, lo è. Indubbiamente. È fondamentale. Ma la cosa che forse mi è più arrivata, che forse mi ha fatto più riflettere, è che una piccola foglia morente sia stata una così grande fonte di ispirazione ed abbia fatto la differenza. E quindi mi sono detta che tutti noi possiamo fare la differenza nella vita degli altri in maniera positiva, propositiva. Non sottovalutate mai il vostro potere.